Oltre 1.000 tra imprenditori edili, tecnici ed operai hanno manifestato Napoli per sollecitare lo sblocco delle procedure dei crediti d'imposta. I manifestanti si sono ritrovati in piazza Bovio per poi dirigersi in piazza Plebiscito. Centinaia piccole e medie imprese, edili della regione, che rischiano il tracollo economico perché pur avendo milioni di euro nei loro cassetti fiscali a seguito della fatturazione di lavori di ristrutturazione con il meccanismo dello sconto, non riescono a cederle alle banche e quindi ad avere liquidità per la prosecuzione delle opere. Lavori per la maggior parte condominiali, realizzati anche grazie ai bonus 110%, procedure che dopo una partenza sprint sono diventate più lunghe e difficoltose a causa dell'emergere di alcuni casi di truffa, ma dicono gli imprenditori che non possono pagare tutti per l'imbroglio di un singolo. In piazza Rossano Ricciardi, presidente dell'Associazione Tecnici e Costruttori e il consigliere regionale della Campania, Pasquale Di Fenza. All'inizio sono da novembre, diciamo, c'è stato questo blocco in seguito al fatto che si sono state trovate delle truffe, cioè ci sono delle aziende che hanno fatto dei lavori falsi, cioè hanno presentato per lavori mai eseguiti. Quindi da novembre, diciamo, si è bloccato tutto in attesa che si creava un programma nuovo per poter far ripartire Cassa Depositi e Prestiti e Poste Italiane per poter di nuovo le piccole imprese cedere questi crediti, perché il problema, diciamo, sussiste sulle piccole imprese. Le piccole imprese hanno difficoltà a cedere questi crediti perché in banca la banca preferisce avere rapporti con grandi imprenditori e imprese importanti, e quindi, diciamo, parecchi di questi qui sono piccole imprese che hanno fatto i lavori. Quindi da novembre le imprese sono andate avanti, hanno lavorato fino ad oggi che siamo a giugno, siamo arrivati. Per un truffatore stanno rifondendo un po' tutte le aziende piccole? Sì, per pochi truffatori che ci sono stati, perché magari ci sono state truffe, però comunque considerate che i soldi del bonus camminano sui conti correnti, cioè io da un conto corrente faccio un bonus, lo Stato mi manda i soldi su un conto corrente. Se è vero che io ho truffato 400 milioni come si parla a Taranto, 400 milioni stanno su un conto, si va a vedere dove stanno e si sequestrano. Sì, era doveroso scendere accanto oggi ai tanti costruttori e tecnici che si trovano oggi in un momento veramente di difficoltà, perché col super bonus si era partito benissimo e si stava lavorando tanto. Adesso l'invito io lo lancio direttamente al governo, perché ci sono tantissime aziende in difficoltà, in questo momento si trovano con grossi crediti e non riescono a recuperare questi soldi. Si rischia una paralisi totale, questo è un indotto che non può permettersi di bloccarsi da un momento all'altro, perché comunque ci sono tantissimi operai, tantissime aziende che lavorano intorno ai super bonus. Credo che bisogna dare oggi spazio e sedersi oggi in una conferenza dei servizi e sbloccare questa situazione invece di chiudersi nei palazzi di potere. Quindi questo è un invito che io lancio a Roma direttamente, perché come vedete stamattina ci sono tantissime persone a protestare. Io sono accanto a loro perché da parte mia era doveroso scendere in piazza.